ci voglia un attrattore nell'isola pedonale per fare in modo che i turisti abbiano un motivo per venire nell'isola pedonale di Via Caracciolo. Allora la partenza dei Baton Mouche qui da Mergellina potrebbe essere l'occasione buona per fare in modo che da queste iniziative ci sia anche lavoro e sviluppo. L'isola pedonale di Via Caracciolo, vista come un'occasione di sviluppo per il turismo e di decongestionamento non solo dal traffico privato ma anche da quello commerciale. Ora è il turno dei percorsi marittimi che portino turisti e napoletani a visitare la costa della città. L'iniziativa inaugurata questa mattina con la partenza dal molo di Mergellina del Battello che percorre una rotta turistica fino a Nisida mostra la bellezza di una città che vista dal mare offre di sé uno spettacolo particolare ed emozionante e suggerisce di insistere sull'idea dello sfruttamento delle vie del mare. Le vie del mare sono proprio una sorta di infrastruttura invisibile che non reca danni all'ambiente ma che può ad esempio dal punto di vista del trasporto delle merci evitare quell'ingorgo che quell'inquinamento che nelle autostrade, nelle strade italiane determina una dipendenza forte sull'autotrasporto. Questo battello che vuole riprendere un po' l'esperienza parigina, ma Napoli non ha assolutamente nulla da invidiare a Parigi, anzi ha qualcosa di più da un certo punto di vista, può rappresentare uno spunto e una spinta economica molto importante, un'idea sembrerà banale ma tutte le grandi cose sono a volte nate dalle idee piccole ma forti. Napoli ha bisogno sia di un trasporto via mare cosiddetto turistico, per mostrare le bellezze della nostra città, ma anche un trasporto pubblico via mare che noi vogliamo realizzare e ottenere i finanziamenti dall'Europa e dalla regione per poterlo fare. Ci sono imprenditori anche che vogliono investire, Napoli è una città di mare, bisogna creare dei collegamenti non solo verso Sorrento e verso le isole ma anche da Bagnoli o anche oltre, diciamo da Pozzuoli fino all'area orientale, San Giovanni, e poi Portici e tutti gli altri comuni della nostra area metropolitana, visto che stiamo diventando città metropolitana, non si deve parlare solo di trasporto su gomma e su ferro, ma anche trasporto via mare.